È quasi ormai un appuntamento fisso con Carlo Comito. Passano degli anni, ma poi lo rincontro. E a proposito, è passato un po' di tempo. Io ho saputo di un premio vinto. Ce ne vuoi parlare? Intanto iniziamo così. E poi faremo un giro in questa tua nuova galleria. Chi non muore si rivede. È sempre un piacere. Non mi puoi dire così in televisione. Chi non muore si rivede. Chi non muore si rivede. Non posso fare gestacci. Mi dici di questo premio che hai vinto? Perché non ci siamo visti da un po' di tempo. Diciamo non che di acqua sotto i ponti ne è passata l'ultima volta. Oggi vai con detti, chi non muore si rivede, di acqua sotto i ponti ne è passata. Abbiamo vinto il premio d'annunzio. Finché la barca va lasciata andare. Abbiamo vinto il premio d'annunzio. Come abbiamo? Plurale maiestatis alla... come si chiama quello... Un'altra cosa? Lascia no, quello lì, quello dell'Isola dei Famosi. Lascia stare! Abbiamo vinto il premio d'annunzio. Dillo a parole tue. Ho vinto il premio d'annunzio 2011. E che cos'è questo premio d'annunzio? Lo dici, ho vinto il premio d'annunzio, ce lo spieghi? È un premio molto importante dove per partecipare c'è una ardua selezione di artisti italiani ed esteri. E, diciamo, ho avuto l'onore di parteciparvi e di vincere il premio su eravamo 300 artisti. In realtà l'ha vinto lui il premio. Sì, l'ha vinto lui. Questo infatti. Quadro alle nostre spalle dal titolo? Mano rompere. Si intitola Mano rompere. Mano rompere, però un anello è rotto. Il significato di questo anello rotto può significare tante cose. Il significato di questo anello rotto è voglia di evasione, di libertà, è una protesta, un segno di protesta. Ragazzi, dovete protestare, perché non funziona niente, quindi io lo faccio in questa maniera, voi fatelo in un'altra maniera. Ci ho provato e ce l'abbiamo fatta questa volta. Adesso tu hai una galleria qua a Palermo. Diciamo che la galleria non è mia, sono ospite di mio carissimo amico Salvo Barone del ristorante Tre Porcellini che mi ha prestato questo spazio dove anche altri artisti, se vogliono, possono esporre le proprie opere. Io mi occupo della direzione e quindi vi aspettiamo numerosi e soprattutto bravi. Ce li spieghi qualche quadro? Per esempio, intanto andiamo verso quello che mi ricorda un film bellissimo che mi ha fatto ridere, comunque è un cult questo film qua. Sì, intanto diciamo qual è il film. Il film si capisce, è Amici miei, è la scena degli schiaffi. In primo piano c'è il giornalista Perozzi, interpretato da Philippe Noiret, a seguire il grande Conte Mascetti, Ugo Tognazzi, era famoso per la supercazzola, ti ricordi? Ecco. Dopodiché abbiamo l'altro personaggio. Io sono famosa invece per il supercazzeggio. Sì, anch'io comunque. Infatti siamo amici anche per questo. Per questo. L'altro personaggio è l'architetto Melandri e poi c'è il dottor Sassaroli, la scena degli schiaffi. La scelta del bianco e nero perché? Perché ti ricorda una cosa passata? Sì, ho voluto cambiare un po', dare questa chiamala impronta romantica. Uh-huh. Ecco, sì. Questi colori così antichi. Sì, ricorda un pochettino le vecchie foto in bianco e nero. Senti, questa mi piacciono i colori invece di questo quadro. Questi quadri che stiamo vedendo fanno parte di una mostra. Della collezione Corpo a Corpo, quello è un gioco, diciamo, il quadro di Amici miei è un gioco. Quindi questo, diciamo che le mie opere sono per lo più autobiografiche. Io dall'alto del mio 1,68 m sono stato anche un giocatore di football americano. Facevi la palla. sì, è vero, forse facevo la palla. Comunque riuscivo spesso ad andare in meta. Perché era la squadra dei bambini. Sì.
Stavo nella squadra dei bambini, infatti comunque è che tu ci siamo divertiti. Duro, l'ha messo là, massiccio, sì. E non facevi passare comunque, la palla. Il football americano comunque non è solo, non bisogna essere forti, bisogna essere, ognuno ha il proprio ruolo. Io tu eri agile. Molto agile, sì. Il tuo ruolo era l'agilità. Sì, sì, sì. Queste due mani, ti piacciono le mani a te? Queste due mani sì, a parte che mi piace dipingere le mani, fanno parte sempre della collezione Corpo a Corpo ed è il secondo quadro che ho presentato a Pescara per il premio D'Annunzio. Anche questo si è classificato bene alla mostra. Si intitola Mano Missione. Missione speranza, missione fratellanza, diamoci una mano tutti. Cioè, la mostra bisogna... Corpo a Corpo ne mancano tanti di quadri, perché per fortuna li ho venduti. Per fortuna li ho venduti alla mia personale di Cherasco a Cuneo nel 2011, dove ho esposto una quarantina di opere che hanno ricevuto plauso da parte della critica, del pubblico. Sono intervenuti più di 6.000 spettatori alla mostra, dove mi sono esibito con delle performance dal vivo di action painting. Action painting pure? Sì, sì, action painting. Qualche volta dobbiamo fare un'intervista mentre tu Con piacere. Mi piace questa cosa, perché mai? Io una volta l'ho fatta... Al limite la facciamo a quattro mani, scusa. Eccomi, io no, io sono negata. Fidati. Limitami a questa intervista, così intervisto, mi diverto. La tiriamo in mezzo. No, mi diverto con i telespettatori, così cazzeggio, l'arte del cazzeggio, ma non mi fate dipingere, niente. Ma guarda che la action painting nasce con Jackson Pollock, il famoso dripping, no? Basta lanciare dei colori su una tela, su un supporto, e lì ci divertiamo tutti. Quindi è bravo, lancio. Infatti. Senti, invece c'è un quadro che mi piace molto. Mi piace perché comunque c'è una macchina che a me ricorda un po' la mia gioventù, dei tempi dell'università. Scommetto che erano quattro. Bravissimo. Anch'io ce l'avevo, rossa. Mi ricorda dei periodi bellissimi, questa macchina che ondeggiava. Da questo quadro, invece, il titolo di questo quadro? Questo quadro è un omaggio al grande Antonio De Curtis Totò, si intitola La Livella. La Livella, per chi non la conoscesse, è una poesia famosissima di Totò che tratta del cimitero, no? Questi personaggi si muovono all'interno di un cimitero, lui a un certo punto conosce... Praticamente quando moriamo o siamo principi, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, là sottoterra. Non c'è differenza, siamo tutti livellati. E appunto l'ho voluto rappresentare sotto forma di auto, uno sfasciacarrozze. C'è un quadro qui che ti ricorda qualche... Dato che insomma è molto personale questa mostra qui, questi quadri molto autobiografici. C'è qualche cosa... Questo è molto Eccolo. Si intitola B-Street. Questo è break dance. Sì, io sono un ex breakers. Ballavo la break dance. Ma ancora sapessi ballare, perché io ti metto... No, non mi dire di... Una volta già l'ho fatta in un'altra trasmissione, basta. Anche perché senza musica non ballo, quindi. Ma abbiamo qua iPhone, mettiamo... iPad. Andiamo su YouTube, te la trovo subito. Comunque, sì, è un operatore biografico. La break dance, ragazzi, ha perso tutti i capelli. A forza di rotolare e di girare. No, comunque non ho perso i capelli. Sono rasati. Ah, perché è di moda? Sì. No, senza capello. Mi consenta. No, vi prego. Aspetta, verso il giusto. In a ocean of joy. Volesse contattare, può sempre trovarti o su Facebook Carlo Comito, sì, su Facebook, oppure sul può visionare il mio sito carlocomito.it, dove troverete tutte le news, biografia, immagini fotografiche, video. Senti, la prossima volta che vinci un altro premio chiamami subito, non aspettare tutto questo tempo.
con piacere. Spero di vincerne un altro, almeno io. Stai io partecipando a qualche altro premio? Hai intenzione di mandare qualche quadro a qualche parte? Me lo puoi dire, forza. Al momento sto lavorando per una mostra molto importante che farò assieme a grandi artisti italiani. Senti, la tua tecnica, che tecnica è? Io amo tantissimo lavorare ad olio su tela, anche se mi diverto anche, ricerco altre tecniche, cioè mi piace lavorare con altre tecniche, mi piace lavorare con gli acrilici, mi piace la sperimentazione, ecco. Allora, tanti in bocca al lupo e al prossimo premio, allora. Che crepi il lupo. Ciao. In a ocean of joy.